Salve a tutti ragazzi, qui TTD, ben ritrovati sul mio canale, siamo qua su Dragon Ball Z Dock and Battle versione Jump per andare a provare assieme la nuova LR di Golden Frieza e C17, perché come avevo detto prima C17 c'era in tutte e due, però alla fine anche Golden Frieza ha ottenuto due LR effettivamente, anche perché l'altra è C17 Universo 7, però c'è dentro anche Golden, lasciando perdere ste cavolate ragazzi. Parliamo della carta velocemente. Intanto dico subito che uno dei problemi di questa carta sono i Link, li dico subito, mettendoli così. Tough Snail, Brainiac, Solid Support, Shocking Speed, Tournament of Power, First Battle, Legendary Power. Tough Snail, Brainiac e Solid Support rompono un pochino le scatole, un pochino. Però, detto questo, ragazzi, leggiamo un pochino quello che fa la carta. Lo dico subito, i primi turni non saranno fantastici, ok? I primi turni di questa LR non saranno fantastici. È un attimo da parlarne subito. Leader skill abbiamo Universe Survival Saga o Joined Forces 150 alle stazze chi più 3. Come super attack abbiamo da una 12 key Greatly Raises Attack per un turno, Chaos Colossal Damage. Mentre dalla 18 key Raises Attack per un turno, Chaos Mega Colossal Damage e Lowers Attack Death. Dopodiché la passiva un pochino pompata, ma devono passare dei turni per vederla pompatissima. Attack Death 70% di base, Great Chance è 70% di lanciare due additional attack, attenzione, due pugni, non è la special. Additional Attack e def più 7 fino a un massimo di 70 e chi più 1 fino a un massimo di 7 per ogni attacco performato. Infine riduce il danno ricevuto e raise la chance di performare un critical hit del 7% per ogni attacco performato nello stesso turno. Quindi praticamente, considerando un attimo la situazione, arriva a fare come C17 con il crit. Tutte e due hanno crit in passiva e tutto, semplicemente potrà fare solo 4 attacchi in turno, quindi vedremo sempre, diciamo di media che è più facile vedere un 21% crit, e quel 21 succederà con il pugno, ok? Se poi tira l'altra special entra un altro 7%. Detto questo, abbiamo anche un Active Skill, chi più 7, def 77%, perform critical hit garantito per un turno solo, ovviamente. Si può attivare dopo aver fatto 4 più attacchi, ragazzi, una volta solo, ovviamente. 4 più super attack, scusate, devo dire bene, super attack. Detto questo, ragazzi, 100.000 def, primo turno che vediamo. Vediamo anche la 18. Lo stiamo giocando con C17 l'universo 7 LR. Perché semplicemente non credo di stare a giocare. Tiene Eroshi per dargli quei link in più in turno. No? Non ha senso. Cioè, per ora è una carta che non ha senso. Però questo è il vero problema con questa LR. I Link non sono eccezionali. Sono ok, però per un LR, ok, vabbè, un po' difficile la giocabilità di questa LR. Questa è la situazione. Che poi comunque andrà sempre in 18 poi, perché tanto si dà chi più 7. Dopo aver attaccato 7 volte c'ha chi più 7, ragazzi. Cioè, non è che, oh mio Dio, aiuto. No, c'ha chi più 7, quindi chi se ne frega. Cioè, con tutta la sincerità, chi se ne frega, abbiamo il chi più 7 e via, basta. Ovviamente però, come stavo dicendo all'inizio, non è tutta sta gran roba il primo, secondo turno, no, che non ha ricevuto il full boost. Deve fare 10 attacchi, un po' come Cotton e Gohan LR, alla fine dei conti, per fare il full danno. Considerando però che, tipo, Goten e Gohan LR tirano le special, questa tirerà sempre due pugni, li odio. Io veramente detesto i pugni come in passiva. Questa è una cosa che non mi piace subito di questa LR, lo devo dire. Non mi piace troppo. Potevano dargli la chance di tirare, medium chance di tirare additional attack, cioè potevano fare una roba del genere. Forse lì sarebbe stato anche troppo forte in quel modo, però vabbè. Tira i pugni, si busta velocemente, di media in turno almeno due colpi li farà, perché comunque great chance è 70% di tirare un pugno, ok? Diciamo che è anche normale, no? È anche normale, per l'amor di Dio, è anche normale poi tirare le botte. Ecco, questo è uno dei turni, la possiamo tenere tranquillamente in mezzo, sempre che C17 non parte e dice no, devo fare big danni e tutte le cose.
quello, vabbè, ci si fa poco. Se decide di one-shottare, one-shotta. Non ho guardato la def, però arriverà full boost 200.000 def. Alla fine dei conti, in road un po' difficile da giocare. Più che altro quel primo turno può far male a 100.000 def e basta. Non è di più. Ok? Può essere forte, ovvio. 4.700.000, abbastanza un buon danno. È già il suo secondo turno, ha già fatto un po' di attacchi. Vediamo intanto se fa anche una 12 key. Bello il cretino. Pugno, ok. Altro pugno. È andato a fare la special, ok. Ha fatto quella di ability questa, perché è sempre due pugni può fare, poi dopo entra l'ability. Qua ha fatto la sua special, il pugno di passiva, la special di ability, ok. Va bene, no, ci può stare, si può boostare anche velocemente, però sì, il primo turno è particolare in Super Battle Road, ma solo lì, dopo la difesa l'avrà, l'attacco l'avrà, tutte quelle cose lì le avrà, quindi in realtà non si sente più di tanto come problema. Ovviamente non abbiamo parlato di dove si gioca. Universe Survival Saga, Representative of Universe 7, Joined Forces, Battle of Wits. Tutte queste due LR hanno poche categorie, alla fine dei conti, hanno poche categorie. Neanche normale quando non fai un PG che è Goku, che quindi può essere ad esempio un Pure Saiyan, Super Saiyan, tutte quelle cose lì, no, hanno un po' tutte quelle cose lì fra Link e tutto. È anche normale che non abbia 100.000 categorie, ad esempio questi non faranno mai la Kamehameha, quindi ovviamente perdono anche una categoria come Kamehameha e robe così, ok? Cioè, è normale che non abbiano tutte queste 1.000 categorie, ok? E sono due unità assieme che già, tra l'altro, Frieza... Cioè, in generale, no? Frieza C17 già da soli assieme non c'entrano niente. Uno è un androide, quindi dovrebbe avere i link d'androide. Però qua hanno dato i link da Frieza più che altro. Da Frieza poi, tra virgolette. Solid support, link da Frieza. Lasciamo perdere, ok, lasciamo perdere. Sono particolari queste carte, ok? Tutte e due sono particolari. Questa è un... per come la vedo un pochino più debole di C17. Più che altro per il fatto che C17 in sé, ok, offre un pochino di più al team anche come danno. Parte subito... Ogni turno sarà 7 milioni, cioè, ok? Ogni turno li fa. Cioè, fine. Quello, ok? È ben differente la situazione. Capito un attimo la situazione. Tanto qua si sta finalmente boostando. La def col support, quant'è? 162. Sì, arriverà tranquillamente a 200.000 con il support dopo i 10 attacchi che fa. Dopo i 10 attacchi che fa arriverà tranquillamente sui 200.000 def. Solo che deve farli, no? Quindi in un evento lungo ci sta anche l'evento degli dèi, anche se è un po' difficile, perché non lo voglio considerare un evento lungo, è più un evento che vieni massacrato, quindi in realtà avere più def fin da subito sarebbe meglio. Quella è la situazione. Quanto? 2.100.000, ok. Perfetto. Perfetto, perfetto, perfetto. Continuiamo in questo modo, la continuiamo a boostare, la vediamo poi a full e vediamo esattamente cosa riesce a offrire veramente a full, ok? A full boost, full ability, tutte le cose ovviamente. La vediamo esattamente quanto performa bene o male. Ma male, male no. Male non performerà mai. Male, ok? Quella è la situazione, è sbagliato proprio da dirlo, male. Non performerà mai male questa carta, è buona, è molto forte. Però come detto prima alla fine dei conti, no, nell'altro video, quello di C17, andatelo a vedere qua sopra nelle schede, ragazzi, se ve lo siete persi. Sono tutte e due veramente carte belle, belle da avere, quindi PNG belli da avere. Perché come utilità, se li avete o non li avete, non vi cambia la situazione. Quelli veramente importanti sono loro due che stanno attaccando in questo turno. Goku e Vegeta sono letteralmente le carte importanti da avere, ok? Loro due vanno pullati perché sono veramente assurdi. Queste due invece sono una LR Legendary Summon. Se siete free to play, considerate già nel mantenere le Stone, che è molto meglio secondo me. Le potete usare al prossimo banner. Ricordo che appena finito l'anniversario arriverà il Saiyan Day, quindi arriverà qualcosa anche lì con il Saiyan Day. L'Active Skill sinceramente non ho voglia di attivarla adesso, però va bene. Quanto siamo di def con no buffer? 152, sì, ok, come detto prima, sì, arriva a 200.000 def, buona, solida come def, però lo fa dopo 10 attacchi, quindi in un evento corto va a succare parecchio, ok? Questa è la situazione, succa parecchio, in un evento corto, ok.
inizierei già a pensarci qualche volta, se portarmi questa o un'altra carta, ok? Ci stanno, per l'amor di Dio, però il danno che fanno è relativo, cioè li fate mai 10 attacchi in un singolo, in una singola battaglia di un SBR? No, probabilmente non li farete mai, al terzo turno si va a one-shottare tutto, quindi 10 attacchi non li vedremo mai. La full potenza in SBR ovviamente quindi la lasciamo perdere, non esiste. La full potenza in SBR non esiste, ragazzi. Tanto qua facciamo un active skill, voglio uccidere Goku STR, anche perché è problematico ora tenerlo qua. Non hanno abbastanza def, secondo me. Cioè, se arriva la special è dolorosa. Non tanto i pugni ormai non sono un problema. I pugni non sono un problema. L'unico problema è la special, non avendo così tanta def. L'unica cosa che voglio vedere è quel turno un attimo particolare con il crit. Farlo da Amigatte sarebbe OP, nel senso... Anzi, no, più che farlo da Amigatte è più una situazione di un altro tipo. È più... Quell'active skill, dopo 4 special fatte, quindi 2 turni, possono essere 2 turni, ragazzi. Se avete fortuna, ovviamente qua si parla di fortuna, se avete fortuna tirate special come primo colpo, 2 additional attack, intanto si boosta, e poi tirate l'additional special di ability, secondo turno ancora che arriva, fate la stessa cosa, potete già tirare l'active skill, solo che, come dicevo, in SBR è infattibile, terzo turno sono tutti morti. In eventi lunghi non è poi un problema, cioè averla subito no, serve per il boss più difficile, quindi non è effettivamente tutto sto gran... Oddio, lo devo fare subito, ok. Anche se lo avete alla fine, ci sta. Tanto verso la fine della battaglia di sicuro 4 special le avete tirate. Noi 9 turni le abbiamo tirate tranquillamente, quindi ripeto, non è tutto sto gran limite, ok. Solamente poco giocabile secondo me questa l'area. Cioè si gioca in un set, fine. Non tanto in Joined Forces. Vabbè, che poi Joined Forces è sempre un troll di team al momento, per quanto mi riguarda, ok? Sempre un troll di team. Oh, qua però la voglio vedere la special, col buffer, con tutto. Abbiamo possibilmente, abbiamo anche il crit garantito con un docker mode. Può essere tanta roba. Questa active skill può essere veramente tanta roba, visto che vi permette di avere un crit garantito, ok? Unica cosa che non mi piace di questa di questa active, ragazzi, lo devo dire. Frizza non muove la bocca, C17 invece mentre parla, parla, si vede la bocca muoversi, Frizza invece no. Ok, perché fare una roba del genere quando su C17 la fate muovere? Frizza è speciale, parla col pensiero, no, vabbè. Comunque, def. 316 questo turno ci sta, perché gli diamo anche la def 77. Quindi ci sta, per l'amor di Dio. È buonissimo, questo turno è veramente buono. Ok, docker mode. Ecco, questa è l'unica cosa che trovo veramente OP per una carta. Dargli crit garantito. La possibilità, oltre al crit garantito, di andare in dockan, avere tanta def, 300.000 def, eccetera, è buonissimo, fine. Questa roba è veramente OP e mi piace un sacco, devo proprio dirlo, mi piace un sacco come funziona la sua active skill. Dare il crit garantito è buonissimo, anche per una carta free to play, scusate, ability free. La pullata ability free avrà il crit, quindi non vi importa nemmeno, ce l'ha anche di passiva il crit, sono cose buone di tutte e due le carte alla fine. Non ho visto quanto caricava, vediamo però intanto il crit, che è l'unica cosa che ci interessa per questo showcase, ormai l'abbiamo vista la carta. Abbiamo visto quello che offre. Quant'è? 9-4 crittati. Tanta roba, ragazzi. Cioè, fine. Si sta ancora boostando, tra parentesi. Ha finito con questo, se non sbaglio. Con questo dovrebbe aver finito il boost. L'abbiamo full boostata. I danni li fa, per l'amor di Dio. I danni sono altissimi. Poco da dire, i danni sono altissimi, ragazzi. È una carta veramente forte anche questa, però come per C17 e l'universo 7, ok, se non li avete amen, non succede niente. Non saranno loro che vi carriano un evento, ok? Quelli che vi carriano un evento e dovete portarvi lo 7 per forza sono Goku e Vegeta. Loro carriano gli eventi, questi un pochino meno.
questi un pochino meno. Capiamo la differenza nei kit soprattutto, ok? Goku evade, tira un sacco di danni, fa i crit garantiti praticamente, fa tre special a turno, anche ad ability free, ok? Vegeta dall'altra parte non farà all'ability free tre special, ne può fare due, data la sua passiva. Sono comunque due crit abbastanza con alta chance di farlo. L'active skill AOE, il fatto che riduce il danno, il fatto che ha 200.000 def fissa, queste le rende veramente OP, ok? Sono la potenza in sé di quelle due carte. Chiudiamola con un active skill di Goku, finiamola così. Questa è la situazione, sono due carte veramente belle. Non le avete, non cambia niente. Questa è la situazione, ragazzi. Detto questo, spero il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, fatemelo vedere. Lasciate un bel mi piace, commentate. Ovviamente, se siete nuovi sul canale, considerate anche l'iscrizione. Ragazzi, noi ci becchiamo al prossimo video. Domani, con le Summon su C17 e Golden. Ciao a tutti, ragazzi.